Sì, adesso due minuti, poi ci sono i nudi sotto la pioggia. Volevo approfittare per ringraziare e chiedere un applauso per la presenza di un partigiano tra noi, che è Giulio Lumachi, e la moglie del partigiano Risiero Pucci, scomparso lo scorso anno. Grazie per essere qui con noi. Giulio. Grazie. E grazie anche alla presenza di un'altra nipote di Leda Antinori, Luciana Antinori, che è qui con noi. Grazie. I nudi sono pronti? La pioggia non c'è, però insomma noi andiamo là. Neanche nudi, bravi, meglio così. Ancora? Volevo ricordare che domani, intanto fra un quarto d'ora, 20 minuti, dopo i brani che suoneranno i nudi sotto la pioggia, parte il corteo da qui, che si svilupperà per via Froncini, via San Francesco. Ci sono in fondo al banchetto, dietro voi ci sono le torce che potete prendere per il corteo. Facciamo via San Francesco, poi via Nolfi e poi via Corso Matteotti, via Arco d'Augusto, e chiudiamo alle lapidi dei Polacchi. Sì, grazie. Domani poi partecipiamo come Ampi alla manifestazione organizzata dalle istituzioni, e quindi alle 18 siamo di fronte a Comune per partecipare alla manifestazione di domani. Alla chiusura l'Ampi offre l'aperitivo in sede grazie al contributo della Coppa Adriatica. Grazie, quindi chi vuole partecipare domani siamo di nuovo insieme. Pronti? Allora, i nudi Alba Rossa. Allora, noi siamo i nudi sotto la pioggia, oggi siamo un po' arrabattati, noi di solito facciamo un po' più casino, oggi un po' in versione baskers, così improvvisato con le spazzole, vedremo un po'. Allora, il nostro CD si chiama Alba Rossa, l'abbiamo fatto in 3 mesi, fatiche, sudore, passione, tante cose. Ce l'abbiamo dietro, quindi se poi vi piacciono, oggi sono in versione acustica, però comunque se vi piacciono potete acquistare il nostro CD, ci fate un regalo, un favore, no? Un po' grazie, così. Quindi, ci siete voi, lo so che devo suonare, però qui questi va, non sono pronti, c'è chi si deve accordare. Cippo, scusa, fai scena, vieni qua, dai, forza e coraggio, dai, venite qua. Dai. Mi fa sentire solo, c'ho un pezzo da vicino, il pezzo da via. Così mi sento anche, mi siedo anche, dai. Scusate, bimbi, prego. Eh no, do fastidio, dai. Do fastidio e fischio, dai. Ci siete? Spalla? Vai, suona piezo. Suona. Ci aggiustiamo, Che quello abbiamo? Eccolo, Iaco c'è. Allora, il primo pezzo si chiama La Bottega della Speranza.
l'abbiamo dedicato alla Bottega del Commercio Ecosolidale, per cui abbiamo suonato tante volte in vari eventi, e ve la presentiamo così. Ci siete? Ok, ripeto, un po' arrabattato acustico, però dai. Per la vita esiste un negozietto tutto allegro e colorato che propone a voi tutti un commercio alternativo. Entrando troverai un mercato tutto nuovo nel quale chi lavora viene pagato in modo equo. Essere felici aiutando la gente può essere l'impegno di una spesa intelligente. Cioccolata o tè, un cuscino detersivo per ridare un sorriso a chi non ne ha più. Caffè o guaranito, la guardia artigianato per ridare la speranza a chi non ne ha più. Dalle musiche di artisti e di ben differenti, battiamo le frontiere delle multinazionali, apriamo le nostre menti a prodotti elaborati. Cioccolato a te, un cuscino detersivo per ridare un sorriso a chi non ne ha più. Caffè o guaranito, alla carne artigianato per ridare la speranza a chi non ne ha più. Oh, è quasi bello stare qui. Aiutiamo il commercio equo e solidale. Cioccolato a te, un cuscino, un detersivo per ridare un sorriso a chi non ne ha più. Caffè o guaranito, anacardi artigianato per ridare la speranza a chi non ne ha più. Posso stare qui, mi sono spacchiato, io ho fatto allenamenti, sono stanco, devo stare a sedere. Gli do le spalle, posso? Perfetto, ho il consenso del pubblico, voi non siete nessuno, via. Dimmi. Presenta la prossima canzone. Sì, doctor, allora, la prossima qual è? La numero 3 del CD, la 3. Forza. Allora, fischio? Sono io o no? No, non sono io, no. Comunque, la prossima canzone è la numero 3 del nostro CD, si chiama Sabrina. Il testo è stato scritto da una nostra amica, noi l'abbiamo messo in musica e pare che sia quello che piace di più, poi non lo so. Onestamente la musica l'ho ispirato io, però dai, lasciamo perdere. Ci sei? Alla? Alza un pelo a quella di Jaco dopo. È come se fosse casa mia, dai. Mi sto comodo sul divano. Non è il tasto verde per votare il più bello dei nudi, chi è? Voto, beh, Pezzo, Pezzo vince su tutti ogni volta. Vai. Passati un pelo dopo. Sabrina, te è piaciuta di più l'infanzia, il sesso o l'eroina? Quando
senza voce, ma lo sguardo fu atroce. Mentre vai verso il retro, voltandoti mi dici le cose più belle non ritornano indietro. Qualcuno devo far cabaret, no, basta. Grazie, ti piace? Grazie. Chi è che fischia? Allora, qui dovete cantare tutti, se no io vado via, abbandono la piazza, lascio il microfono. E chi vuole proprio ballare, se avete voglia, più meglio. Comunque mi sono alzato solo perché riprendevano, quindi se non c'ero io, fate veramente vicino. Vi lascio il palco. Suonato a Villa Fastigi, c'era una bimba di 3 anni che la cantava col nonno, quindi uno spettacolo. Prego, lasciala. Noi siamo venuti sotto la pioggia. Un'altra? Possiamo fare un'altra? Dai. Arrabattiamo un'altra al volo. Allora, visto che non abbiamo fatto niente di Irish, facciamo così. Però, se volete, io. Sì, così, così, a manetta. Sì, Wild Rover. Dai. 100 preferivo l'Irish. Te preferivi l'Irish? Sì. Beh, dopo facciamo l'Irish. No, vabbè, acustico. In giro per le strade. Facciamo 100 passi. Sì, sì, viene bene. Voi non preoccupate che viene bene anche se non è elettrica. Io mi siedo che l'allenamento si è fatto sentire. Vai, la facciamo. Se suona Cippo, non ti preoccupare, gira la cosa, che sono... È nato nella terra dei vespe e degli aranci, tra Sisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome ingombrante.
storia dello Stato italiano, quella del 9 marzo 78, la notte di via Caetani e il corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3,